In pensione prima, ma con meno soldi. È questa in sostanza l'idea del governo per ammorbidire la riforma previdenziale della Fornero, uno dei primi atti del governo tecnico Monti. Nuovo governo, nuova riforma delle pensioni. Inevitabile, come la fiducia all'esecutivo Letta, arriva a pochi giorni dall'insediamento dei nuovi ministri una proposta sulle pensioni. Il titolare del Dicastero del Lavoro, Enrico Giovannini, consapevole della delicatezza del tema anche a livello finanziario internazionale, parla di piccole modifiche, non certo di un profondo cambiamento. Nella sostanza però si è riaperto il dibattito sulle pensioni e se era doveroso farlo per la irrisolta questione degli esodati, forse è meno opportuno per l'imparcatura generale del sistema. Da quello che è emerso nel corso di un'audizione al Senato del Ministro del Lavoro, si prospetta la possibilità di introdurre maggiore flessibilità sull'età di pensionamento, consentendo cioè di lasciare il lavoro prima del tempo previsto dalla riforma Fornero, ma con una riduzione dell'importo dell'assegno proporzionale agli anni di anticipo. L'ultima riforma previdenziale prevede che quest'anno si possa andare in pensione con un minimo di 41 anni di contributi se donne e 42 se uomini o a 66 anni di età, mentre dal 2020 si andrà in pensione a 70 anni e 3 mesi d'età, essendo abolita la pensione di anzianità, quella basata sul numero di anni lavorati e di contributi versati. Giovannini ha confermato quanto già indicato nelle linee programmatiche dal Presidente del Consiglio Enrico Letta: flessibilizzazione delle possibilità di uscita dal lavoro in cambio di penalizzazioni.